Oggi la rete al femminile si trova a San Giorgio alla Richinvelda, presso l'agriturismo Tina, dove Barbara, la titolare, ci racconterà il suo modo di pensare e di vivere l'azienda agricola. Tina è mia bisnonna, è il soprannome della famiglia e abbiamo scelto questo nome perché ci rappresenta sia come famiglia ma anche come stile di vita. Il fatto che la nostra famiglia è da sempre vocata a ospitare persone era il caso proprio di continuare la storia col suo nome. L'azienda è di 20 ettari, divisa in seminativo, frutteto di kiwi e 3 ettari di bosco. Abbiamo una parte anche di pascolo per gli animali di bassa corte, come oche, germani, anatre e polli, che poi macelliamo in azienda e trasformiamo. I nostri prodotti vengono venduti in privato, ma anche al minuto, quando siamo aperti a sabato e domenica, come ristorazione. Abbiamo 5 camere matrimoniali, per i nostri ospiti e anche per attività come progetti con l'azienda sanitaria per percorsi di autonomia abitativa per ragazzi con disabilità. Ci piace anche mescolare un po' le persone, non solo persone che vengono qua ospiti al sabato e domenica come agriturismo, ma anche stagisti, persone con disabilità, persone che vengono dall'estero, per fare anche un'esperienza in un'azienda multifunzionale come la nostra e dato che lavorando tanto in azienda non mi posso muovere e vedere il mondo, mi porto il mondo a casa e vedo il mondo con gli occhi dei miei ospiti. E mi piace questa cosa qua perché anche vedendo i miei figli crescere con gente con diversa lingua, diversa cultura, li arricchisce e sono più preparati nel mondo che viene adesso. Ho avuto esperienza sportiva agonistica, non altissimo livello, però ho partecipato agli europei junior, ho vinto i campionati italiani, anche l'ultimo che avevo già 2 figli della lotta libera e lavorando in azienda mi mancava questo agonismo portato in azienda e anche lo sport in genere, portando anche i ragazzi con disabilità in azienda per insegnargli l'autonomia, vedevo proprio che gli mancava l'autonomia a muoversi. Allora ho detto perché no insegnargli a fare sport base per essere più autonomi poi nella vita. Il valore aggiunto di un'azienda gestita anche da donne è che la donna comunque è portata a fare molte cose diverse nella stessa casa. Oltre allo sport, nella mia azienda ho portato la praticità di fare molte cose in un'azienda multifunzionale, perché in questo momento che noi viviamo è importante proprio non focalizzare solo su un prodotto, solo su un servizio, perché siamo abituati come azienda agricola solo a vedere dei prodotti, invece è importante che le aziende agricole imparano a dare dei servizi all'ambiente e alle persone che circondano. I nostri avi erano laureati, costruttori di ponti, ferrovie e invece noi all'occhio di adesso siamo regrediti un po' facendo i contadini. Non mi sento regredita, mi sento di continuare una esperienza che ha fatto mia nonna nell'ospitalità, di continuare con i suoi insegnamenti, anche se non l'ho conosciuta, con i suoi insegnamenti di vita e spero di, magari ai miei nipoti, di fare la stessa cosa.